Il lunch match della Discordia sta per arrivare. Domani alle 12.30 il Campobasso ospiterà la Spal in una sfida che in campionato è inedita. L'orario di inizio ha fatto storcere il muso a mister Braglia, che giustamente sottolinea le logiche non sempre acute che governano il mondo del pallone. Ma tant'è, i rossoblù sono chiamati ad allungare la serie positiva che dura da 4 partite, in cui sono stati conquistati 8 punti frutto di 2 successi e di altrettanti pareggi. Il tecnico potrebbe cambiare alcuni elementi che a Terni sono stati impiegati dal primo minuto nell'ottica del tutti titolari, nessun panchinaro, portato avanti da inizio stagione. Senza dire chi mi ha detto una volta che mancava, che non giocava Di Stefano, mi è stato detto mamma mia, no? E io ho detto onestamente si gioca sempre in 11. Al di là di chi manca, questa è una squadra che è abituata a giocare in vari modi, se andiamo a vedere, con varie persone diverse, con varie caratteristiche diverse. Sì, poi ci è andata bene, perché sennò tutti... Si poteva dire manca Tizio Caio, ma no. Il fatto che manchino alcuni giocatori non ti porta a niente. Il fatto che devi fare a meno di qualcuno ti deve rimboccare le maniche e pedalare di più. Poi qui è stato dimostrato che stanno giocando un po' tutti, che gara per gara scegliamo quelli che vogliamo o che crediamo che stiano meglio, perché poi a volte sbaglieremo anche noi. Gli Spalti è atteso un ottimo pubblico, con presenze che si aggireranno intorno alle 5.000 totali. L'entusiasmo non è mai stato in discussione, neanche nei momenti di difficoltà di inizio campionato. La gara sarà arbitrata dal signor Giorgio Bozzetto della sezione di Bergamo, assistito da Nicosia di Saronno e Marra di Agropoli, quarto uomo Caruso di Viterbo.